messaggio lo becchi anche su Rete. Centrali? Sì, secondo me sì. Che dobbiamo aspettare perché ci sono a volte dei sottotitoli in inglese, bisogna vedere che non vadano uno sopra l'altro. And we didn't do many, it was a very expensive. Se vanno bene per te, noi siamo pronti. Ben, sorry to keep you waiting. We'll be back in a moment. No, it's okay. Siamo, allora ci siamo? No, mi aspetta di dare l'ok. Zero, perfetto. Allora, 30 secondi si apre. Quindi possiamo semplicemente ringrazio il pezzo del festival, la sala piano, con tantissimi, finché la nostra stasera di Lewis, che è diventato la salvezza del 12 che non ha la costruzione italiana, e abbiamo qui Renato Valbrano, in funzione, che è rimasto, potevamo avere meglio di sala. Non ho mai parlato a questa sala tutta piena. No. Sarà piena di... Ma quella dentro di solito quando arrivano alla porta vuol dire che è piena. Sì, adesso è nero.
Abad de Kier Monastir nel secolo. Allora, diglielo, adesso facciamo entrare le persone. Mi ci abituo a fare la padrona di casa di questo posto poi, eh. L'intervento in italiano. Speriamo di avere la sala piena. Se aspetti un attimo, te la faccio vedere perché è bellissima questa sala. Allora, la vedi la sala? Sta cominciando ad entrare. È un cineclub, il più antico cineclub d'Italia. 30 years. Yes, very, very historical, yes, and very nice. Ok, riempiamo la sala e ti mettiamo sul grande schermo. Tanto noi ci muoviamo poi dopo. Si è messo lì perché poi scappiamo. È acceso. Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io sono Chiara Spinelli, curatrice della parte cinema, diciamo, della parte di rassegna che si è svolta in questi giorni, ormai è il terzo giorno qui al Cinema Arsenale. Vi ringrazio di essere così tanti, ci fa molto piacere. E, questo appunto è il terzo giorno, ieri abbiamo parlato di mashup, di video, di remix, quindi di contaminazione dei linguaggi tra web e cinema. Oggi abbiamo parlato di nuove modalità di produzione, distribuzione, creazione del cinema attraverso la rete ed è stato molto denso il panel. Domani, vi invito già da ora, chiudiamo con le web series, quindi domani pomeriggio, domenica, ultimo passaggio del festival in relax, potete venirvi a vedere sul grande schermo un po' di puntate di web series italiane
piuttosto famose, diciamo, dell'ultimo anno, anno e mezzo, e poi avremo gli autori in sala e dialogheremo con loro, faremo un po' di domande, cercheremo di capire come le hanno prodotte, perché hanno deciso di fare delle web series, che cosa, come hanno affrontato questa avventura e che cosa gli ha portato. E spero che sarete numerosi, e poi domani sera chiudiamo con un altro film che è Side by Side. Stasera invece il film, come sapete, è Google and the World Brain di Ben Lewis, film che è stato al Sundance a gennaio 2013 di quest'anno, e che racconta del progetto della Digital Library, della la libreria mondiale di Google, che voleva scansionare tutti i libri del mondo e che poi si è scontrata con tutte le problematiche del caso. Non anticipo altro, abbiamo la fortuna di avere ancora qui dal panel precedente Alessio Iacona, giornalista dell'Espresso e molte altre testate italiane, e che dialogherà con Ben Lewis, l'autore, che purtroppo non è qui perché ha un bambino piccolo e sta girando a Londra, quindi ci ha detto che non ce la faceva in nessun modo, però si è reso disponibile per una Skype call. Di solito queste cose viaggiano sul filo della tecnologia problematica, non me la vorrei gufare, andrà tutto benissimo, lo sentiremo benissimo, Alessio gli farà due o tre domande. Una cosa, piccolo, proprio un fatto tecnico, quando chiudiamo la Skype e lo salutiamo ci sarà un minuto prima dell'inizio del film, perché abbiamo la registrata per l'Internet Festival, per documentazione, dobbiamo smontare la telecamera, quindi dateci un attimo, poi buio e buon film. Io vi ringrazio davvero tanto di essere così numerosi, venite anche domani, fateci contenti anche domani, perché io di questi 3 giorni sono felicissima. Grazie. Alessio, a te. Lascio scorrere questo applauso assolutamente meritato per Chiara e per tutti gli organizzatori, e vi dico soltanto 2 cose di metodo, come intendo gestire questa cosa. Allora, siamo costretti a fare una traduzione consecutiva, quindi il nostro ospite parlerà, si interromperà ogni tanto per dare la possibilità alla traduttrice di fare la traduzione, e avremo la possibilità di fare 3 domande. Siamo via Skype, come vedete è tutto molto complicato da questo, dal fatto che non sia potuto essere qui Ben Lewis. La mia intenzione è quella di fare la domanda prima in italiano a vostro beneficio, a beneficio di chi preferisce l'italiano, e poi in inglese rapidamente, in maniera che poi Ben possa risponderci e quindi dialogare attraverso la nostra traduttrice con voi. Allora, io farò 3 domande piuttosto semplici. La prima, ovviamente, che penso che possa interessare tutti, sicuramente interessa a me, io sarò curioso per quello che riguarda il mio interesse, è come nasce un film come Google the World Brain, come è venuta fuori l'idea, qual è la storia dietro questa produzione particolare. So Ben, you're starting, I hope you can hear me well, do you? Sure. And we hear you loud and clear. So the first question is very simple. What's the story behind this movie? How did you come up with the idea when you started, and what were the challenges you had to face during the making of this movie? That I could talk about that for the rest of the evening, but I'll just keep it brief. I mean, I wanted to make a film that was critical about the internet. That was a sort of subject I got into in 2009. It seemed to me that everyone had sort of swallowed a happy pill and thought the internet had come along to solve all the world's problems. And I was like looking for a story that would bring out the kind of reality that it was just another piece of technology that we shouldn't believe in, like some new kind of religion. And eventually I kind of settled on the Google Book story, partly because the idea of creating a universal digital library is such a kind of dreamy idea. It's like totally psychedelic, it's megalomaniac, it reaches back thousands and thousands of years in history. It totally kind of links into the collective psyche. Partly because at the end of the day, you know, a small bunch of authors, you know, opposed the Google Book settlement in quite conventional ways. And, you know, they managed to stop it. They managed to stop Google from following their original plan. And I think that when it comes to the net, people often tell you, oh, this is inevitable, you can't do anything to stop it. You know, this is progress, this is the future, this is how we're all going to be. And I thought this is a great story because it shows that's not the case. If we want to, we can direct, you know, the future course of the internet. Allora, intanto, la mia risposta a quella che è la storia di questo film potrebbe prendere tutta la serata, cercherò di essere il più breve possibile.
Volevo innanzitutto fare un film che avesse un approccio critico a quello che è internet. Sembra che, insomma, negli ultimi anni abbiamo tutti ingoiato la pillola della felicità, internet sembrava la soluzione a tutti i mali del mondo. In realtà quello che volevo dimostrare io è che è semplicemente un altro oggetto tecnologico e non una nuova forma di religione. E in tutta questa ricerca ho incontrato poi l'evento del Google Book, il progetto del Google Book, che riprendeva quella che appunto l'idea di fare una biblioteca di tutto lo scibile, di tutti i libri del mondo, che è un'idea che risale, penso, alla storia, a tutta la storia dell'uomo. E in questo pochi autori erano riusciti a fermare il gigante Google, quindi erano riusciti a stoppare quello che sembrava definito anche da tutti un qualcosa di inevitabile, di segno del progresso, non in questo caso. Do you want to go on with the answer or shall I ask another question? I can tell you what problems I had. I mean, Google wouldn't cooperate, of course. And you know, he rang up Google and said, we're making a film about Google Books. Would you take part? I thought they'd say yes. You know, after all, they do have this slogan, which runs, I mean, they want to organize all the world's information and make it universally accessible. But as I found out, that was all the information in the world except information about Google Books. I mean, it was farcical. So we kind of jigged around and told Google the subject of the film was a bit broader. And they invited us to their headquarters in America to interview someone about the future of search, which is a bit like saying, you can come and interview us if you make an advert for us. And that is not a very good thing to say to an experienced journalist like me, because it makes me a bit angry. Anyway, what happened was I had this idea that Google, because it was a really advanced technology company, that probably Google in America didn't ever phone Google Spain, because that's what sort of happens with really advanced technology companies. So I got my fantastic Spanish producers to ring up the head of Google Books in Spain and say, can we have an interview with you? And he said, you know, sure, come on over. So you'll see an interview with the head of Google Books in Spain, but just an interview about the future of search with Google's senior VP, Amit Singhal. Diciamo che posso aggiungere quello che è stato un problema di questo film, è che Google alla fine non ha cooperato per quanto se ne parlasse per tutto il film, e si pensa appunto a questo progetto di Google Book, che è raccogliere tutte le informazioni, tutti i libri del mondo, tutte le informazioni del mondo ma non le informazioni su Google. Ho chiesto di partecipare, ho chiesto a Google America appunto di un contributo, e quello che mi è stato detto è stato più o meno, no vabbè, noi sì, puoi venire ma ti diremo giusto poche cose alla fine. Però sembra che con tutta la tecnologia di Google, da Google America non siano riusciti a telefonare a Google Spagna, e quindi sono riuscito a trovare appunto tramite il mio produttore spagnolo un contatto, e c'è un'intervista nel film con appunto il rappresentante di Google Spain, però riguarda quello che è il futuro del Google per l'aspetto ricerche, non quindi per l'aspetto book. Why do you think they didn't cooperate? Perché pensi che non abbiano cooperato, che non abbiano voluto partecipare? What were afraid of? Di che cosa erano spaventati? Well, they said that we're not going to talk to you about Google Books because it's still in litigation. You know, they were still being sued by the Authors Guild. So that's a sort of conventional excuse that you get. I don't really personally think that those kind of excuses are very genuine. They didn't want to talk about Google Books because they got a lot of bad press about it. Simple. Beh, è piuttosto semplice. Mi hanno dato una risposta che in genere viene considerata appunto una scusa. Mi hanno detto, beh, c'è ancora una causa aperta, siamo ancora in causa con quello che è il sindacato americano degli autori, e però questa è sembrata proprio la classica veramente scusa. In realtà il vero motivo è che il progetto Google Book gli ha portato un sacco di problemi con la stampa, critiche negative. In the panel before this this part of the evening, we've been discussing about the way the web is changing
the movie production, distribution and so on. What's your point of view about this? Nel panel precedente abbiamo parlato di come il web ha cambiato la produzione del... The problem with the internet is it, it makes your books and your films and your music instantly accessible to everybody at zero distribution costs. But it also, you know, fails to reward you or pay you for actually providing that material. I mean, we all know what the problem with the net is, don't we? That suddenly at that moment, when we have a global audience, you know, when artists and creative people have a global audience, the mathematicians are telling us that we're not allowed to get paid for it. That's like the biggest ideological myth of them all. And what we have to do is move very quickly to a system of micropayments. And we have to also confront some of the fundamental problems of the net. And I'm not singling out Google here, right? But you do have to appreciate, everybody, that that we are dealing with new phenomenon here, right? We're dealing with new phenomenon. And Google says it's an index. It says it's a search engine. But in a way, it's also a publishing entity. A lot of people go to Google to get information that other people have provided. Google say, well, that, you know, we're just making the net navigable. Let people are welcome to upload whatever information they want, and we'll make it accessible. That's all kind of true, but at the same time, you know, they're crossing a line. You know, they are a publishing entity, and they're benefiting from basically people coming to them to get access to information. I think they should kind of share a bit more of their profits, and that goes to all the internet companies. So, in conclusion, I would say we have to move to a system of micropayments, where people are rewarded for their contributions online. And we also have to give everybody ownership over their personal data, like we own our bodies, and give us the right to buy and sell, trade or not trade in that material as we see fit. Because at the moment, the net is like the global economy, this ever-growing divide between rich and poor, but times 100. Allora, il problema che pone appunto l'utilizzo di internet è, come tutti sappiamo, che i libri, i film, qualsiasi prodotto diviene immediatamente accessibile con... Questa è una conversazione loro. Scusate. Riprendo, diciamo... Sì, diciamo che stava dicendo appunto che il problema, diciamo, di internet e della disponibilità di tanto materiale su internet è che sì, tutto è accessibile a tutti a costi di distribuzione praticamente nulli e nessuno praticamente poi paga chi questi contenuti poi li mette online. Quindi siamo tutti artisti, sì, la gloria di far vedere le nostre opere ci fa tanto piacere, però la matematica ci dice che comunque per queste opere non riceveremo niente. Quindi dal mio punto di vista io proporrei un sistema di micropagamenti per poter in qualche modo risolvere questo problema. È un problema che non riguarda solo Google. Google è semplicemente una delle tante internet companies, delle tante aziende che sfruttano internet, che ci dicono appunto Google è un indice, è un motore di ricerca, ma è in un certo senso in un limbo. È anche un editore, perché comunque queste informazioni che Google riceve le rende disponibili facendole pagare, traendone un vantaggio economico. È per questo che, diciamo, in tutto questo sistema siamo in una stiamo vedendo qualcosa di nuovo. Dovremmo spingere queste aziende a condividere i profitti che fanno. E, appunto, io proponevo un sistema di micropagamenti. A questo aggiungerei anche quella che è la proprietà dei dati. Cioè, siamo tutti dovremmo avere tutti il diritto di proprietà dei nostri dati, delle nostre informazioni e poter decidere come, in un certo senso, venderli in rete. Perché, rendiamocene conto, questa presenza in rete è qualcosa di nuovo a livello globale. So, you are again with another question, and my question is, I'll make it... before in Italian, dopo aver fatto il tuo film e quindi dopo aver raccolto le testimonianze che sei riuscito ad avere, ti sei fatto un'idea che questa idea del World Brain aveva un qualche senso, poteva funzionare, oppure che è una stupidaggine? After making your movie, during the making of your movie and after making it, what
this your idea, what is your point of view about the idea of a world brain made by Google or by anyone else? Is it possible? Is it of any use? We just found out what the world brain's about, haven't we, thanks to Edward Snowden? I mean, come on, all that whole H.G. Wells prediction is true. If you create a central entity that contains all human knowledge, that means you can basically survey every human being on the planet if you want to, and store all their thoughts and basically read their mind forever. That's your point. In un certo senso l'abbiamo già visto anche in quello che è il grande cervello, come visto da Orson Welles. Se si riesce a creare questa libreria globale, questo centro generale di informazioni, cioè chi poi lo gestisce, chi lo ha in mano, riesce a sorvegliare e controllare qualsiasi essere umano quasi a livello di lettura del pensiero. Just let me check if there is a question from the public. Ah, quanto ha speso? Chiedilo un attimo tu al volo. Which was the cost for making this film? How much did it cost to make the film? Yeah. It cost €500,000 to make this film. Mezzo milione di euro. And if anybody in the audience would like to invest in my next film, could they please contact me? They don't have to give me €500,000, but any sort of large amount of money, it's more and more difficult to raise money. Se qualcuno vuole contribuire al prossimo film, non c'è bisogno che mi diate €500,000, però sicuramente, siccome è difficile ottenere fonti, contattatemi, ne sarò ben felice. Ecco, parlando di fonti, hai fatto uso di crowdfunding o ne faresti nei prossimi film? Talking about funding, did you use crowdfunding or will you use it for your next movie? I couldn't hear the question, sorry. Talking about funding and money in general, did you use crowdfunding to make this movie, or would you use it to make another one? No. I don't think you'd raise much money crowdfunding to make a film that criticized the internet. I love this answer. Beh, non ha molto senso usare il crowdfunding per finanziare un film che critica internet. And for a next one, would you use it? My subjects for my next film will attract, crowdfunding is mostly a myth. If you make a film about an internet hero or something, then, you'll get some money. But, it's a bit of a myth. Il crowdfunding in realtà è un mito, sì, magari se si fa un film sull'eroe di internet può darsi che si riesca a raccogliere qualche fondo, ma di per sé è un mito. Allora, questa la traduci tu. Ben, il pubblico adesso ha voglia di vedere il film, quindi noi ti ringraziamo moltissimo per questo collegamento e lo facciamo partire perché vedo che c'è attesa e tutti vogliono vedere quali conclusioni hai raggiunto e che cosa hai fatto. Can you hear the translation? No. Okay. Abbiamo un microfono solo attaccato al computer, abbiate pazienza. Yes? Yeah, okay. So we're gonna start with Okay, I hope you like it. We will let you know. Okay, good luck. we are going to show you the theater, how many people are here. How goody. It's full. Okay, have fun. Bye, good evening. Bye. Signori, avete visto, è stata un po' arraffazzonata, ma ci abbiamo provato, spero che sia arrivato qualche cosa e quindi a questo punto lascio la strada a chi deve far vedere il film. Un attimo solo per smontare la telecamera. Grazie di tutto.